Sabato scorso si è chiuso il sipario sulla vita terrena di uno dei padri della televisione italiana, il grande Antonello Falqui. Allora, noi vogliamo riproporvi alcuni passi di una recente intervista che il nostro Massimo Tosi fece proprio ad Antonello Falqui nel gennaio del 2017. E, nelle sue parole c'è lo stesso garbo, la stessa eleganza che ritroviamo poi nei suoi show televisivi. Sentiamo. Antonello Falqui. Studio 1, studio 1. Maestro, era il 21 ottobre 1961, ore 21:15, prima puntata di uno show che avrebbe un po' cambiato le regole della televisione, che era Studio 1. Sì. Come ebbe appunto l'idea, l'intuizione di sconvolgere tutto quello che si era visto fino a quel momento? Beh, intanto era lo sconvolgimento più che altro era sulla scenografia, cioè non c'erano praticamente scene. Nel senso che c'era un bianco fuso tra pavimento e fondale, era praticamente uno studio vuoto. Studio 1! La notte. C'è una leggenda che riguarda un po' le Kessler, no? Che sì, sono state obbligate a incoprire le gambe, è vero o no? Sì, è vero, perché c'è stato un direttore generale che si chiama Guava, che poi si è fatto frate, quindi si immagina un po' che testa potessi avere. E che così discuteva sulle gambe delle chiese, allora ricoprimmo con queste calze molto scure. Diciamo che la vedetta e la star protagonista di questi grandi show è stata Mina ovviamente. Sì. Rivedendo oggi questo, si ha un po' l'idea di veramente il valore della bellezza e di quanto tutto sembrasse semplice e spontaneo, ma in realtà quanto lavoro c'era dietro questa perfezione. Era settimanale, quindi provavamo per sei giorni. Tutte le inquadrature erano studiate nel dettaglio, i movimenti. Sì, assolutamente, anche perché io venivo praticamente dal cinema, quindi ho applicato il montaggio cinematografico anche in televisione. Maestro, grazie mille. Grazie, grazie. Grazie ancora e complimenti per quello che ci ha regalato. Grazie. Grazie. Allora, con noi Massimo Wertmüller e Guido Barlozzetti, che ci fa compagnia da stamattina. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Lei ha avuto la fortuna di essere diretto da Antonello Falqui. Era il 1983, faceva parte di un gruppo di attori, tutti figli del laboratorio di arti sceniche diretto da Gigi Proietti, che si chiamava La Zavorra e la trasmissione si chiamava Al Paradise. Esattamente. E questo gruppo, insomma, facevamo... siamo stati dentro talmente tanto, in maniera forte, dentro un successo veramente grosso, perché non c'era nemmeno tutta questa, questa battaglia con altre reti, perché nascevano tutte allora, che non ci siamo resi conto della bellezza di questo momento. Ma questo spettacolo Al Paradise vinse la Rosa d'Oro di Montreux, che era l'Oscar dei varietà, vincendo sul varietà di Liza Minnelli. Per cui fu un momento veramente, almeno per me professionalmente, irripetibile. E mi ricordo Antonello, cioè Antonello rappresentava, non so se posso adesso cominciare questo mio ricordo di Antonello, era proprio in un'epoca completamente diversa, che investiva in modo diverso sullo spettacolo, su questo non c'è dubbio. Ma è anche vero che Antonello, per dire, era rappresentante di una parolina che poi nel tempo abbiamo perso, che è la cura, ma la cura anche di un dettaglio. Antonello stava una giornata intera su dei passi di un balletto se non venivano bene. E c'ho poi un aneddoto mio della Zavorra. Prego. Allora, aspetti, prima di raccontare questo aneddoto, noi vogliamo tornare a quel 1983. Vediamo. Un momento, calma. E sangue freddo, bisogna rimanere imperturbabili, sì, caro. Dunque, la luce è la ricerca della verità. Sì. Vogliamo seguire insieme questo raggio di luce, vuoi? Sì. Andiamo avanti. Finalmente trovai quella luce, la accesi. Una forza irresistibile mi attirava oltre quella soglia. La varcai. C'era un corridoio, in fondo dal quale una voce che mi diceva: vieni, vieni. Vieni! Che vuol dire? Sì. E questa era la Zavorra? Sì, però raccontiamo quell'aneddoto. Questo era la Ganà.
cioè io, la Ganà, Paola Tiziana Cruciani, Silvio Vannucci, Patrizia Loredi e Shirin Saber, facevamo questo gruppo qua. No, l'aneddoto per dire, no? 23 dicembre, ore 23 di orologio, Teatro delle Vittorie. E Antonello c'aveva questo personaggio e noi gli abbiamo detto, ma perché non lo tieni che è bellissimo? Con l'interfono lì sopra interveniva, siccome era burbero, erano interventi secchi, non funziona, per dire, no? E allora, con quel suono lì, con la voce sua, disse buon Natale a tutti alle 23, il balletto, tutti quanti, i conduttori, a tutti, meno che alla Zavorra. E noi, perché? Che ti abbiamo fatto di male? Che è successo? E lui disse, no, c'è quel finale che non c'è dello sketch, dovete... Ore una o due di notte, non ricordo, finalmente arrivò il finale perché aveva ragione, e buon Natale a tutti. Cioè lui ci tenne per un finale che non veniva. Insomma, la cura famosa del dettaglio che dicevo prima è insieme a una genialità, perché secondo me l'idea di fare un varietà in un non luogo così lineare, così elegante, senza niente, è un'idea strepitosa, secondo me, meravigliosa dal punto di vista stilistico. Quindi credo, perdonatemi se lo dico, ma che la RAI lo prenda come un umile suggerimento, che forse sia il momento di dedicargli qualche pezzo della RAI ad Antonello, un Teatro delle Vittorie, una via Asiago, una via Teulada, uno studio televisivo. Cioè, lo studio 1 di via Teulada. Magari quello, perché credo che sia giusto. Ecco, lo diciamo con degli amici di Antonello. Diciamo che ha fatto storia la sacralità di queste prove, ci raccontava Vermeule prima, insomma. Che ma dire? D'altra parte, quelle trasmissioni, ovviamente siamo in un'epoca di scarsità televisiva, non si facevano tantissime trasmissioni e non duravano 24 ore al giorno le messe in onda, però la cura maniacale era anche il rispetto del lavoro, questo senso, come dire, artigianale dell'opera che doveva essere fatta al meglio, e i dettagli ovviamente facevano la differenza. Questo era... No, perché volevo introdurre un altro... Voglio anche sottolineare il fatto che Antonello Falqui ha cominciato nel 1953. La trasmissione di Massimo è andata in onda nel 1983, quindi il suo percorso è lunghissimo, non è soltanto Studio 1. Però è veramente... volevo farvi vedere una delle pagine più straordinarie della storia della TV. Siamo al 23 aprile del 72, Teatro delle Vittorie, dove andava in onda Teatro 10. Guardate questo duetto che ha cambiato la storia della musica. Disperazione nasce da... Allora, che eredità culturale ci lascia un personaggio così? Ci lascia una grossissima eredità, la qualità. Allora, l'unico monito potrebbe essere quello di curare la qualità. Dal primo momento, lui la curava in quello che ho fatto io con Michele Guardì, ma curavano dal primo momento non solo un'idea che funzionava, ma la sua realizzazione. Allora, forse oggi, io non credo, lui diceva che era diventato scomodo perché costava troppo. Invece io credo proprio che il problema sia solamente la qualità e la cura di questa qualità, che quella, insomma, possiamo definirla la sua eredità. Guido, si può tornare alla qualità in quel modo lì meticoloso, con i soldi che non sono più quelli di una volta? Ma la qualità alla fine è un modo di fare la televisione. Non si può tornare a quella televisione, perché quel tipo di varietà probabilmente oggi non avrebbe più tempo e spazio, sì, nella televisione di oggi. Le varietà di oggi costano... Non è un meno fatto di costo. Quello che secondo me Antonello Falqui ci lascia, come anche quella televisione, è questa idea di un intrattenimento garbato, con una misura, con una capacità di rispettare lo spettatore. Comunque sono argomenti di cui torneremo a parlare. Grazie.